una falsa ripartenza. Non c'è niente di concreto, siamo abbandonati a noi stessi, le nostre famiglie sono abbandonate a loro stesse. Il problema della ripartenza, di questa falsa ripartenza, è che se noi in questo momento non abbiamo delle regole certe, non ci fanno i tamponi, non ci fanno il sierologico, noi non possiamo riniziare, perché il problema ogni volta torna. Nel momento in cui vengono fatti dei test e non vengono fatti all'inizio del lavoro e alla fine del lavoro, noi ci ritroveremo sempre con la possibilità di essere bloccati da un momento all'altro. Questa è la grave problematica. Tornare, ripristinare un teatro, mettere in sicurezza il teatro in modo che quando sarà possibile riaprire, i lavori che si fanno normalmente siano finiti e si deciderà che spettacolo vorranno fare, cosa deciderà il consiglio di amministrazione, che tipo di spettacoli fare. Però avere un palcoscenico pronto, pulito, operativo per quel giorno ora è la cosa più importante. E saremo in tanti, perché ci saranno la squadra trasporti che verrà a portare via le scene, il macchinista, l'attrezzista, alla sarta, che anche le sarte devono smantellare gli spettacoli che sono fermi lì da febbraio. Non è possibile che il Teatro alla Scala sia fermo da più di 3 mesi. Questo è un mondo dove, come teatro, da lavorare a tante persone, sia all'interno del teatro vero e proprio che all'esterno, dove ci sono i laboratori. E il nostro mondo è molto variegato, dagli stagionali piuttosto che degli intermittenti, piuttosto che delle partite IVA. Ci sono in questo momento delle famiglie che non riescono ad andare avanti, non ci sono i soldi, hanno finito quei pochi soldi che avevano, e quindi l'unico modo che noi adesso stiamo cercando di fare, oltre a queste richieste di elemosina che ci vengono date dallo Stato, quindi questo bonus 600 euro e queste false casse in deroga che sono molto molto basse, quello che cercheremo di fare è attivare delle collette d'aiuto, di mutuo soccorso tra di noi per le famiglie che non ce la fanno. Noi abbiamo già varie richieste di persone che dicono: io alla fine di questo mese non ci arrivo, e quindi si stanno anche inventando dei lavoretti, ma capisce che questa cosa qua è una cosa assolutamente fuorviante, oltretutto genera tutta una serie di lavoro nero che noi non vogliamo. Come si fa a far sopravvivere il teatro ai tempi del distanziamento sociale? Quali potrebbero essere le soluzioni? È una bella domanda, e non è che dobbiamo darla a noi lavoratori questa una risposta sicura. Noi possiamo fare delle prove, dei test per cercare di capire quali sono le nuove modifiche, ma qua non si muove niente, non si sa. E diventa difficile capire anche per noi come fare per riprendere. Quello che avviene quotidianamente è che tanti artisti mettono gratuitamente i loro contributi artistici all'interno di piattaforme come possono essere YouTube, come possono essere altre piattaforme, e a titolo gratuito, e non torna niente a nessuno di questa cosa qua. E se il concetto è quello di produrre delle cose che poi vanno a finire in uno schermo e da quello schermo lì nessuno ci ricava niente, è un problema grave. Noi viviamo su questa cosa qua, sul turismo, sullo spettacolo e su tutta una serie di lavoratori che si affiancano, che si incorporano in questa cosa qua. Faccio un banale esempio: i lavoratori delle pulizie, tutte le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie che contribuiscono a tenere ordinato lo spazio dove le cose avvengono, sono anche loro dei lavoratori stagionali, sono dei lavoratori intermittenti e non hanno diritti, nessuno.